raccontò un episodio di un grosso faccendiere della provincia di Caserta che era venuto a proporre un quantitativo di rifiuti tossici da interrare nelle campagne tra Sessaolunca e il Basso Lazio. E fecero una riunione del clan e c'era anche all'interno della camorra un pseudoambientalista che disse al capo clan, disse: ma vi rendete conto? Così noi inquiniamo tutte le falde acquifere. Il capo clan rispose: e gli altri di un processo, ma noi beviamo l'acqua minerale.